nel pomeriggio arriva la terza domenica. Vorrei la pizza dessert con la legna e poi abbiamo un altro concorrente, la pizza romana. Procedi con la pizza romana, Mirko, siamo pronti per dare il via. Via, via, vinca il più forte, il migliore. Ok? Buona fortuna ragazzi, complimenti, grazie per essere venuti. Allora, il primo concorrente, qui davanti al tavolo di giuria, passa un pochettino. Una comincia con puntarelle, quindi con olio, aglio, sale e aceto, salmone e burrata e melograno. Poi in uscita ho messo salmone, insalata, pomodorini marinati gialli, poi del peperoncino e poi infine del melograno e un po' di limone. Siamo una pizza fresca, quindi una pizza estiva. Grazie. Ma tu sai che c'è? Sì. Che paura. Ora, sono due rose, due boccoli, sono due impasti differenti, uno è sotto e l'altro è sopra. Mela caramellata con miele, zucchero di canna caramellata, un filo di cannella e granella d'amaretto de Saron. Crema chantilly. Vabbè. Questa è sei. Io sono di Orte, sono di Orte. Gentilissimo. Che abbiamo voluto anche rimarcare per i giornali. Allora, oggi abbiamo presentato una crema di asparagi, abbiamo questo limone, diciamo, sotto sale, un limone tradizione nostra, questo è un limone sotto salamonia e cotto sotto acqua e sale. E poi ci abbiamo un pezzetto di peperoncino, ci abbiamo una tartara di capperi e sempre questo limone qua e le sardine. Bene, avete domande? Forno elettrico? Allora, guanciale, porcini, tartufo, uova, grana e prezzemolo. Questa la fai, c'hai una tua pizzeria, Valente, dove? Insieme a Fabriano. Ah, a Fabriano, sì. Quindi sei marchigiano. La prima volta sto ragazzo, facciamogli un applauso così non piange e buonanotte. A te di pistacchi, fatto da me con pistacchi biologici, poi abbiamo un petto d'oca affumicato, un'azienda di Udine, e poi dei germogli di erba medica, anche questa biologica. Allora, da dove vieni? Sì, sono tunisino, abito a Roma, zucchine, salmone, stracciatella di bufala e arancio, pepe rosso. Allora, coppa, rucola e burrata. La pizza, io non sono un pizzaiolo, questa pizza è nata dall'amore di mio figlio celiaco, che da quando ha 4 anni ho dovuto affrontare questo problema e ho studiato per dargli un qualcosa in più. E qualcosa in più l'ho trovato nel lievito madre, che ho usato per questa pizza, che uso per lui, questo mio lievito a 3 anni, e ho 2 giorni di maturazione, e poi la... Quale farina hai usato nell'impasto? Riso? Io ho un mio personale mix di farina. Okay. Mi chiamo Andrea, sono ucraino. Ah, lui è Andrea Snocco. Sì. Abbiamo anche l'Ucraina, a bandiera da portata. Allora, qui abbiamo bacon,
e carciofi grigliati, provo la affumicata e un po' di gorgonzola dolce. Quello è teglia. Categoria teglia, sicuro. Partecipa al nostro evento, qui abbiamo tutti gli spettatori colleghi che stanno il viaggio. Ci abbiamo una crema di melanzane. Sono le melanzane fatte sulla griglia, che sembrano molto saporite perché rendono affumicate. E poi ci abbiamo le puntarelle, che sono condite con olio al lime, anche con la marinatura del lime a bassa temperatura per prendere il sapore del lime. Bassa temperatura? Sì, se sottovuoto? Sì, sottovuoto, bravo. Rode o vapore? No, al vapore. Dopodiché ci ho fatto la stracciatella, il pomodoro secco e le acciughe. Prima ho fatto la stessa ricetta però senza glutine, adesso è un impasto agli occhi cereali. Ok, la ricetta è sì, certo, crema di Philadelphia, salmone, pomodorini, insalata, peperoncino, melograno e poi l'impasto agli occhi cereali. Voilà, la crema di asparagi, salmone e grattata di limone. Va bene. Ok, al taglio, basta nave. Grazie. Posso? Però senza glutine. Senza glutine. Ah, categoria senza glutine, va bene. Glutine con della ricotta senza lattosio e prova senza lattosio. Con dell'olio di riso. Allora, facciamo la foto. Un grammo di farina e 30 grammi di sale, aggiungo un grammo di farina, 100 grammi di tipo 1. Faccio la ventilazione di 36 euro. Di 2,6 euro. Questa qui è una pizza che chiamano pizza tarallo. Viene condita all'esterno dopo la cottura con il classico e tradizionale tarallo napoletano. Con prosciutto crudo, scaglie di grana e mozzarella di burro. Salmone, limone e arance. Scusa, andiamo in attimo. C'è un motivo, eh? Allora, Simone Mastrantonio. Grip di mozzarella e in uscita sono andato a condire con... Fa rallenta un attimo i forni. Dì che rallentano un po', se no se... uno speck dell'Alto Adige, stracciatella e una spolverata di prezzemolo fresco. Bene, domande non ce ne sono.